Oltre un'ora di colloquio tra il presidente francese François Hollande e la cancelliera tedesca Angela Merkel, prima della comunicazione congiunta dall'Eliseo. Domani alle 13 Eurogruppo straordinario a Bruxelles. Il neo ministro delle finanze greco, Euclide Tsakalotos, fa sapere che la Grecia non è disposta ad accettare soluzioni impraticabili. Merkel e Hollande ribadiscono che, dopo la vittoria dei no al referendum, ora la palla è nel campo di Tsipras. Molto chiaramente diciamo che la porta è aperta e domani la riunione dei leader della zona euro è intesa in questo senso. Allo stesso tempo però diciamo anche che i requisiti per avviare i negoziati e dar seguito a un concreto programma al momento non ci sono. Per François Hollande e Angela Merkel, dunque, la palla passa a Alexis Tsipras. Il primo ministro greco dovrà formulare proposte chiare e precise affinché tutto possa essere deciso martedì. Prima alla riunione dei ministri dell'Eurogruppo e poi con i capi di Stato e di Governo, sempre a Bruxelles. Chef d'État et de gouvernement, toujours à Bruxelles, au Palais de l'Élysée, Fabien Farge pour Euronews.